Eder. Mech. Pallister. Occultamento di cadavere e morte come causa di altro reato. È questa l'accusa mossa ai due indagati per la morte del 55enne di Castagneto Po, Marco Conforti, gestore di diverse scuole guida nel torinese, ritrovato morto nel bagagliaio della sua auto, la sera del 28 maggio, e parcheggiata in una strada di Torino. Gli indagati non sarebbero responsabili di aver occultato nel bagagliaio dell'auto il corpo dell'imprenditore. L'autopsia ha accertato che non si è trattato di un'aggressione o di omicidio. Nessuna lesione da taglio, ferita da arma da fuoco e nemmeno segni di strangolamento. Per gli investigatori Conforti è entrato da solo nel baule del SUV, dopo averlo parcheggiato in via Rovigo, e dentro il bagagliaio si è messo a consumare cocaina. Ecco la ricostruzione. Conforti, dopo una cena in un ristorante dietro la Gran Madre, ha proseguito la serata con un amico in un nightclub dietro la stazione Porta Nuova, infine si è allontanato, non si sa se da solo. Ha acquistato e assunto, non si sa se da solo o in compagnia, dosi elevate dello stupefacente, emerse anche dall'esame tossicologico sul corpo, rivelando che quella poteva essere la causa dell'arresto cardiaco che ha causato la morte dell'uomo. Inoltre si è scoperto che Conforti aveva effettuato alcuni pagamenti in quelle ore sul conto postale di una donna, forse una escort. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!